Gli amici del canale sembra si divertano nel pormi le domande più strampalate, dimenticando che io sono un divulgatore e non un ricercatore e la tuttologia non fa parte del mio bagaglio culturale. Tant'è. Qualcuno mi chiede se è vero che viviamo in un universo che al pari di una matrioska che contiene tante bamboline, una più piccola dell'altra, contenga una serie infinita di universi. Prima di rispondere, amico, ricorda di iscriverti al canale, se non lo hai già fatto, di suonare la campanella delle notifiche e di condividere il video con i tuoi amici e conoscenti se la risposta ti ha soddisfatto. Mi spiace deludere quanti credono in un multiverso, ma che cosa dice la fisica quantistica? Che l'universo è uno solo, non c'è un fuori e un dentro. C'è solo un dentro, noi. Fuori non c'è niente. Spesso la fisica non si rende conto di averlo dichiarato, mi ha detto Corrado Malanga, al quale ho dirottato la domanda iniziale. Ma l'ha affermato in un problema di meccanica quantistica che si chiama PEB, Particle in the Box, particella nella scatola. Abbiamo tra le mani una scatola. Facciamo conto che la scatola sia l'universo e dentro abbiamo una mosca che vola, ma può essere un elettrone o un fotone, quello che vuoi. Noi siamo in grado di calcolare che i livelli di energia di questa particella sono quantizzati, cioè come un panettiere che sforna pagnotte intere di un etto, di due, tre etti, ma non vi darà mai mezza pagnotta o un quarto di pagnotta. Dovrete sempre acquistare pagnotte intere. Questo in fondo è quello che Max Planck si trova a scoprire con la sua costante, detta appunto di Planck. Allora, ha continuato Malanga, in questa scatola abbiamo questi livelli energetici. Quindi la mosca può volare con una certa energia, oppure con un'altra energia. Le pareti della scatola sono infinite. In altre parole, non si può uscire dalla scatola. Se noi allarghiamo la scatola, vedremo che le pareti si abbassano, diventano sempre più basse, e quando allarghiamo la scatola sempre di più fino a farla diventare una scatola di lunghezza infinita, le pareti scompaiono. Quindi la mosca o la nostra particella potrebbero uscire dalla scatola, ma siccome la scatola è lunga all'infinito, non c'è un fuori. Questo vuol dire, ha concluso Malanga, che ci troviamo in un universo che ci appare in qualche modo da dentro l'unico oggetto che esiste, perché non esiste un fuori, esiste solo un dentro che occupa tutta la creazione. Quindi non può esistere un altro universo. Gli antichi filosofi greci affermavano la stessa cosa con una frase che rivela tutto il loro pragmatismo. L'essere è uno solo, perché se gli esseri fossero due, fra i due esseri ci sarebbe il non essere, ma siccome il non essere non è, l'essere è uno solo. A loro modo, con la loro dialettica, avevano anticipato quello che la fisica quantistica avrebbe scoperto centinaia di anni dopo. Questo, tuttavia, è soltanto un aspetto della questione. Parliamo di piani energetici. Questo è un altro discorso, ha sorriso Malanga. L'universo ha diversi piani energetici. Perché? Perché se partiamo dall'idea di Bohm dell'universo olografico, l'ologramma ha una caratteristica, è un frattale, cioè è fatto di pixel, di pallini piccoli piccoli, ognuno dei quali contiene le informazioni dell'intero universo. Ma la nostra consapevolezza non riesce a rendersene conto, perché quando si ingrandisce un'immagine fotografica, in realtà quando si arriva ai pixel, che sono dei quadratini, la figura sparisce. Man mano che la nostra consapevolezza aumenterà,
saremo in grado in futuro, tra milioni di anni, di guardare una risoluzione infinita e di vedere che dentro un pixel piccolo piccolo c'è esattamente l'intera struttura dell'universo. Questo ci fa dire che l'universo è come un grande fotone, giacché il fotone è l'oggetto più piccolo dell'universo e solo i fotoni costituiscono l'universo, perché il tutto è strutturato da fotoni e anche da antifotoni, che si montano insieme come un grande Lego. Ciò vuol dire che se la fisica quantistica prevede, studiando l'infinitamente piccolo, che ci siano diversi livelli energetici, ciò vuol dire che anche nel macroscopico, cioè nel nostro universo, ci sono diversi livelli energetici, dentro i quali non si può escludere esisteranno altre cose viventi con altri concetti di energia, altri concetti di velocità della luce e così via. Il passaggio da un piano dimensionale all'altro può avvenire seguendo quelle che sono le regole della simmetria. «Io posso scendere al piano di sotto perché ci sono delle scale», ha continuato Malanga. «Quindi c'è un passaggio. Se non ci fosse, non potrei scendere al piano di sotto perché non saprei dove passare. Ecco, pensa a questo fatto, perché l'unica cosa che conta nell'universo è la simmetria, è la geometria dell'universo, non la matematica e neanche tanto la fisica, ma solo la geometria». Che per fortuna risulta molto più comprensibile al nostro cervello che non una formula matematica complessa. Una sfera, un cubo, sappiamo esattamente che cosa sono, come sono fatte. Abbiamo un universo che possiamo descrivere in tanti modi diversi. Perché? Non perché ci sono tante diverse teorie, ma perché a seconda della teoria usata, il costruttore della sua teoria, per facilitarsi la vita, ha scelto un sistema di riferimento diverso. Ti faccio un esempio semplice. Se io volessi usare le coordinate cartesiane, l'universo apparirebbe come un grande cubo diviso in 8 cubi, perché c'è un asse dello spazio, un asse del tempo e un asse dell'energia che divideranno l'universo in 8 ottavi. Se io usassi le coordinate polari, questo grande cubo diverrebbe un'ipersfera, cioè una sfera fatta di spicchi sferici. Ultimamente si scopre che se si impiegano le coordinate toroidali è ancora meglio, quindi l'universo diventa una toroide. E l'ultimo passaggio, quello che porta alla realtà di come è fatto l'universo, è quello di schiacciare la toroide e farla diventare un nastro di Möbius. Che cos'è? Il nastro di Möbius è quello strano oggetto che ha una sola faccia e un solo lato, però è tridimensionale. Basta prendere una strisciolina di carta e invece di collegare i due estremi in questo modo, i due estremi vengono collegati alla rovescia. Non A1 con B1, ma A con B1 e B con A1. Vedrai che ne verrà fuori uno strano oggetto con una sola faccia e un solo lato. Questo ci permette di dire che l'universo è proprio questo. Noi siamo su questa faccia e in qualsiasi direzione andiamo non troveremo mai uno sbarramento. Quindi in realtà l'universo non è finito, come dicevamo prima, ma ci appare finito perché se noi andiamo sempre in una certa direzione, invece di trovare in un certo punto uno sbarramento che ci dice l'universo è finito, noi ci troveremo al punto di partenza. Il nostro cervello non è in grado di vedere queste cose e c'è una ragione fondamentale, mi spiega Malanga. Noi siamo i creatori dell'universo e quindi avendolo creato in questo modo ed essendone completamente inconsapevoli abbiamo un problema. Tutte le cose che vengono create hanno una frequenza di oscillazione che le caratterizza. Tutto ciò che non vibra, che sta fermo, non è visibile nell'universo. Guardo il cielo di notte e mi sembra buio. Ma sapete quanti fotoni mi passano davanti che io non vedo? Pensate, la luce è invisibile. Diventa visibile solo se mi tocca, se mi illumina. Io ho la consapevolezza di essere stato toccato da un fotone e lo vedo. È un problema di consapevolezza. Se sono il creatore dell'universo, lo creo con una certa frequenza. Non voglio neanche sapere quale sarà.
ma quando osservo la mia creazione, la osservo con la stessa frequenza con cui l'ho creata. Ebbene, c'è il secondo teorema di Shannon che prevede che io non possa vedere l'universo come fatto, perché per vederlo dovrei usare una frequenza doppia di quella con la quale l'universo vibra. Il concetto è facilissimo. Tua moglie ha un'auto. Guardala mentre comincia a mettersi in moto. Osserva i cerchioni dell'automobile. Girano, girano e a un certo punto sembrano fermi e a un certo punto sembrano anche tornare indietro. Ecco, nell'istante in cui è fermo, il tuo occhio che spara ogni ventesimo di secondo una foto ha un problema, perché anche la ruota gira un ventesimo di secondo con la stessa frequenza, quindi la ruota ti sembra ferma. Io dovrei guardare la ruota facendo un decimo di secondo una foto, cioè avendo una frequenza di osservazione almeno doppia. Io, tu, tutti noi siamo i creatori dell'universo. L'abbiamo creato con una certa frequenza. Lo osserviamo, ahimè, con la stessa frequenza con cui l'abbiamo creato. Quindi non puoi lamentarti se ne hai una visione totalmente distorta.